inaugurata a Perugia la città della Domenica, una cittadina in miniatura per bambini dove sono stati ricostruiti i luoghi delle fiabe e dei cartoni animati più famosi. La città è stata battezzata Spagnolia. Ricordato a Parigi con una solenne cerimonia il 20° anniversario del massacro del ghetto di Varsavia. Oltre 50.000 ebrei furono uccisi e catturati dai nazisti durante la distruzione del ghetto. Calorosa accoglienza a Filadelfia per Grace e Ranieri di Monaco, giunti negli Stati Uniti per festeggiare il loro 7° anniversario di matrimonio. Prima di lasciare gli Stati Uniti, i principi di Monaco saranno ricevuti alla Casa Bianca dal presidente Kennedy. Ulteriormente peggiorate le condizioni di salute del presidente israeliano Ben Zvi, da tempo affetto da una grave malattia. Questo pomeriggio al capezzale di Ben Zvi, che ha 78 anni, si è recato il primo ministro Ben Gurion. Sir Winston Churchill ha battuto un singolare primato. Da oggi è il primo ministro britannico che ha vissuto più a lungo. Churchill ha infatti 88 anni e 142 giorni. Il precedente primato apparteneva a Sir William Edward Gladstone, morto nel 1897 all'età di 88 anni e 141 giorni. Inaugurata a Roma la mostra delle azalee sulla scalinata di Trinità dei Monti. Le piante sistemate lungo le rampe della famosa scalinata sono quest'anno circa 3.000. Oltre 100 edifici distrutti per un colossale incendio divampato a Staten Island presso il porto di New York. L'incendio, che ha provocato 30 feriti gravi, è stato domato dai vigili del fuoco dopo 7 ore.